Allora, andiamo! Procedi! Arretra! Andiamo nel cuore della foresta! State staccati? Qui siamo... Pattuglia! Siamo in uno dei percorsi più antichi etruschi di Veio. Questa era una strada di collegamento, come oggi una superstrada, facciamo così, perché ci aveva le dimensioni appunto standard dell'epoca, come così è, diciamo, nell'autostrada oggi. E gli etruschi, che erano più intelligenti dei romani su queste cose qua, non solo non facevano le strade sul dorsale delle colline, viceversa le facevano dove era più facile, cioè lungo il corso del fiume, possibilmente, ma soprattutto cercando di attenuare le pendenze. E infatti, eccoci qui, che cosa facevano? Facevano le tagliate, le cosiddette tagliate. Queste tagliate servivano appunto a, diciamo, diminuire la pendenza per permettere ai carriaggi un più agevole transito. Guarda, passa qua, passa lì, ecco. Ci hanno messo la rete, ci hanno messo. Qui ci venivano i transessuali, gli extracomunitari, gli zingari, di tutto. E beh, adesso con la rete... hanno pensato che ovviavano, invece di fare dei controlli, come ci dovrebbero essere sempre in queste cose, pensano che basta semplicemente mettere una decisione così banale per trovare la soluzione. Qui siamo vicini al fiume Cremera, quello della battaglia del Cremera. Ci sono state molte battaglie qui nei dintorni, fra i romani e gli etruschi, perché la lotta feroce per la conquista della supremazia fra Veio e Roma è durata più di 200 anni, con complessive 14 guerre. Ma non lo sapevo. E la fase finale poi è stato il tradimento di un qualche personaggio etrusco, perché Furio Camillo dopo 10 anni non era riuscito a conquistare Veio e riuscì a entrare, perché questa la storiografia non lo dice, è molto probabile che sia riuscito a entrare attraverso i cunicoli etruschi, che servivano per il drenaggio dell'acqua e per l'apporto dell'acqua, e attraverso questi canali sotterranei praticamente è entrato dentro le mura di Veio, per cui poi dopo ha potuto dilagare e diciamo, sorprendere diciamo, la sorveglianza. Mostra, ecco. Questo è il fiume Cremera. Quindi qualcuno gliel'ha detto, ha avuto una soffiata. Certo. Come al solito. Le soffiate non si fanno solo oggi. Cioè, com'è che noi abbiamo perso la guerra? Perché, fra le altre cose, hanno decrittato i codici. Il codice tedesco e il codice italiano. Sì, ma sì, enigma. Cioè, enigma, sì, no? Cosiddetto enigma, se lo sono pure inventato enigma, giustificare il tradimento. Perché c'è stato un momento, circa una ventina d'anni fa. Ma tu mi devi spiegare com'è che la marina italiana, che era preponderante di mezzi e di tonnellaggio e di cannoniere, ha perso nei confronti è quello che sto dicendo. Esiste una traccia organica che descrive, fai vedere Cremera, la traccia organica che descrive le varie potenzialità dello schieramento sul mare delle varie potenze. Ma attenzione, si sa quanto e che cosa avevamo noi e che cosa avevano loro. Tradimento a parte, che ormai lo sappiamo, il tradimento c'è stato. Vedi la stratificazione della roccia. Attento che qui trova tutto, ecco che hanno aiuto. Attento che trova, quello è il latillo, però è una bellezza. Passiamo? Questo qui si può dimostrare che il territorio è tutto tufaceo e vulcanico. Quello sembra il rimasuglio di una qualche graffito, vedi qua, Anto? Sarà qualche esibizionista. Sì, sapete l'ultima che ne hanno fatto una cosa sul TG3 per 2 giorni, hanno pompato. Lo sapete che i numeri ricavati sopra agli ingressi del Colosseo erano
tinti di rosso. Che grande scoperta! Non lo sapevamo, non lo sapevamo, ce l'hanno detto. No, no, quello era proprio rosso. No, 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 quello non era ocra. Non si può. No, meglio di no. Allora, concludiamo quel discorso sulla marina che è molto importante. Quando ci mettiamo in sicurezza? Ah, torniamo in sicurezza. Era denunciato silente da tutti gli studiosi italiani. Oh, vedi, è a sbalzo, e siccome lì è a sbalzo, ma c'è addirittura la parte, diciamo, che sta lì ed è labillo, diciamo, neanche molto compattato, quello viene giù che apposta con estrema facilità. Allora vediamo questo discorso invece che è importante. Allora, ci fermiamo un attimo un po' più là. Divenne di coscienza comune italiana il tradimento della marina militare, furono costretti a inventarsi che, aspetta che ti precedo, gli inglesi avevano uno strumento per decapitare, e allora hanno tirato fuori queste cose, eccetera eccetera. Oh, sta di fatto però che il tradimento c'è stato lo stesso, ma la cosa più importante, che poco si dice, è che la marina italiana, malgrado le perdite, era pressoché intatta quando è stata consegnata, meno la differenza della corazzata Roma, che è stompata per aria per puro caso, perché questo lo dobbiamo dire, è vero che lanciarono una bomba telecomandata i tedeschi, ma è altrettanto vero che la bomba penetrò tra due fumaioli nel punto esatto dove non avrebbe mai potuto debole entrare, e che dove era contenuta la Santa Barbara. Se scendi giù, se scendiamo giù, no, cioè, guardiamo bene, ti aiuto io, e no, allora, non ce la faccio vedere a lui. Lì, qua sotto c'è un bypass, cioè quel famoso bypass, un unicolo che conduce, che serve per regolare la portata. Esatto, che ti avevo detto. Se andiamo giù te lo faccio vedere. Ma guarda che non è il caso, è un po' fatto una scivolata. Un po' scivolata. Ci vediamo quando ragazzi il tempo è migliore. Guarda, ti fai una scivolata da merette. Vogliamo andare? No, ci vogliono le scarpe da. Ma dai, ma no, ci vogliono le scarpe col coso. Col profilo. Ma Meretta, non c'è andare con queste scarpe, no, non mi va di portarti lì gassiderato. Se vieni. Io no, io me ne guardo proprio. Vieni o no? Dai, ma andiamo un'altra volta. Vabbè, un'altra volta. E che non si no, sente, ha paura di. No, ma io e te, lui aspetta. Che come, le metti così, capito? Si impiantano. Però ti faccio vedere. Ti faccio vedere un'altra cosa però dopo. Allora, tra un po' ci fermiamo perché anche oggi depositiamo una delle tante ennesime querele. A proposito di querele, voglio fare presente che, vedi caso, di città metropolitana non si parla più. Ah, no. Allora, ieri sono stato invitato a una manifestazione che si terrà a Cerveteri, dove partecipano pure due consiglieri di Roma città metropolitana. Ci vogliamo andare? Ma io a strugugliarli? Li mettiamo in crisi per bene? Chi sono questi? Io praticamente... Buona mano? No, la fai? No, perché non li metti in crisi, questi sono delle facce di merda. Capito? Col fatto che andiamo lì che poi non invitati, ti fanno parlare, gli facciamo un po' di domandine. Queste sono facce di merda. Noi quello che dobbiamo fare è parlare al pubblico italiano, dire agli italiani che razza di testa di cazzo sono questi. Ti faccio sentire il rumore dell'acqua che scorre lì nel funicolo alternativo, diciamo. Ci concede due minuti, decano? Vabbè, vai avanti, ci vediamo. Ci vediamo lì. Ah, perché è possibile condurre Ci vediamo lì dopo il cancelletto.
Allora, qui, eccolo. Soltanto riportare alla luce. Senti il rumore? Sì. Qui c'è un funicolo che passa, che diciamo viene, serve da, appunto, da controllo del flusso, della portata del flusso. Quello è il castello Farnese. Bello. Eccolo là. Quello è il castello Farnese. Posso zoomare poco, no? Sì, sì. Poi attento, adesso non diciamo niente. Il tratturo delle pecore, vedi? Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Attenti al cane. Allora, in merito alla denuncia, anzi alle denunce di oggi, e oggi ne presentiamo due, occorre dire, diciamo, qualche delucidazione in merito, insomma, ecco, perché le nostre denunce non sono mai fatte a caso, ma diciamo sempre in un'ottica della rilevanza del fatto nel momento. La cosa importante da dire in questa fase storica è che mentre per almeno una decina di generazioni la evoluzione politica, sociale, economica e diciamo morale ha avuto una evoluzione positiva, evoluzione positiva nel senso migliorativo per la gente, per il popolo, per i cittadini, e sotto ogni profilo. Oggi siamo di fronte da 40-50 anni a una graduale, diciamo prima impercettibile. Ma è sempre impercettibile. Diciamo modalità di sottrazione di queste risorse, di questi benefit, di questi benefit eccetera, per diciamo il benessere del cittadino, che oggi gradualmente è diventato sempre più preponderante, sempre più violento, sempre più vorticosa questa sottrazione. E quindi ci ritroviamo a dover fare i conti con 2000 problemi che prima non esistevano e che sono stati creati artefattamente. E uno di questi, che poteva essere un bel vantaggio, perché questa cosa che è stata messa in atto dalla ricerca scientifica in ogni campo, in particolare in questo che oggi adesso diciamo esaminiamo, è un diciamo profilo molto importante che avrebbe avuto dei grandi risvolti positivi per la gente, diciamo, e per le possibili soluzioni a tanti problemi. E invece questa risorsa che si è presentata nel corso dei decenni, evolvendosi sempre di più, è stata accaparrata dai soliti guerrafondai, dai soliti usurai, eccetera, che ci hanno sottratto quello che invece poteva essere una grande risorsa, cioè il trapianto degli organi. Il trapianto degli organi per sanare tante malattie, che i signori utilizzano solo per scopo di lucro. E questo è il problema oggi, questo è il problema che esaminiamo oggi.
parla in generale. No, ma adesso in generale, poi... noi prima di partire con una, con un video specifico, noi adesso abbiamo fatto questa giretto qui nel Parco di Veio anche per dare un'ambientazione alle nostre chiacchierate, perché noi vogliamo comunque sentirci e far sentire i nostri amici inseriti in un contesto naturale che, grazie a Dio, ma il nostro Dio, cioè il gran Dio Priapo, si mantiene ancora così com'era. E nonostante speriamo... le devastazioni portate avanti. Esattamente. Dai soldi guerra fondata. Esattamente. Usurai, nonostante le devastazioni veramente... veramente da deprecare al massimo, che queste persone comunque con animo tranquillo vanno portando sull'intero territorio mondiale di questa terra bistrattata e maltrattata. Parleremo nel prossimo video appunto della problematica, faremo vedere anche dei documenti della problematica che è alla base della denuncia. Puoi chiudere?